Yaya, sono dal Gambia, ho 26 anni, sono arrivato in Italia, ho frequentato scuola italiano, la lingua italiano. Quando sono arrivato in Italia ho impegnato molto, ho studiato e adesso sto facendo qualcosa come arbitro. Io sono arrivato in Italia perché nel mio paese c'era problema di dittatura. Io sono arrivato in Italia come rifugiato. La parte più dura nel questo viaggio è stata nel deserto. A volte mancava l'acqua, il cibo, tutto quanto. E vedi le persone nel deserto che stanno morendo e tu non riesci a fare nulla. Ho cominciato a vivere nella strada, però non ho perso nessuna confidenza. Ho detto magari Dio mi aiuta. Da lì un libico mi ha detto: io ti porto in spiaggia, così tu puoi partire, perché qui probabilmente tu muori. È stato veramente un ricordo molto, molto pesante. A volte faccio un pochino fatica a ricordarmi quello che è successo tutto. Prima cosa, quando sono arrivato in Sicilia, prima cosa che ho comprato è un libro dizionario. Ho pensato, adesso ho 1000 chilometri dal Gambia, cosa faccio? Mi ricordo le cose che mi ha detto mio papà. Qualsiasi posto che tu vai, cerca a capire la lingua prima cosa. Da 2015 ho cominciato a arbitrare, e ho arbitrato tantissime partite con i bambini. È cominciato veramente un momento importante di stare CSI come gruppo arbitro, e mi hanno anche dato un coraggio, un confidenza. La prima partita è stata partita molto particolare con bambini che mi piace. Ero agitato, ho cominciato a arbitrare. I genitori dicono: ma che cornuto, cornuto, arbitro cornuto. E quel momento non so quale significato cornuto. Io con questo piccolo rimborso che riceve qui nel CSI le mando in Africa per aiutare alcuni bambini che stanno in difficoltà di andare a scuola. Ho cominciato a chiedere alla gente, incontrare persone, a presentare questo progetto. Questo l'ho portato a CSI, mi stanno dando una mano. Progetto molto bello per aiutare i bambini del tuo paese. Ci vuoi raccontare? Sì. Che cos'è? Si chiama Camera Help. Questo è un progetto che è nato all'inizio del 2016, quando persone nel mio villaggio mi hanno chiamato dicendo che i bambini non vanno a scuola perché è distrutta la scuola. Ho detto: cosa faccio? Io non ho lavoro. Ho pensato di parlare dove facevo volontariato. Tutti gli arbitri hanno promesso di dare i loro rimborsi di 2 o 3 partite. L'idea è di costruire questa scuola con il cemento, perché abbiamo costruito con il fango. Sono scuole più elementari, più scuola media, 1200-1300 quasi che vanno a questa scuola. Alcuni bambini attraversano nella foresta a piedi, 5 anni di bambini senza accompagnati. Questo progetto per costruire la scuola, ma anche di difendere questi bambini. Sei stato anche premiato dal CSI, giusto, per questo progetto? Sì, l'anno scorso mi hanno premiato come Fair Play. CSI hanno accolto questo progetto veramente con tutto il cuore. Mi ricordo è partita dove arbitravo, c'era bambino, è agitato molto, a un certo punto è scaduto a terra, poi è cominciato a piangere. Subito ho corso, ho abbracciato questo bambino, ho detto: ma stai tranquillo, non succede nulla, questo bambino
mi ha abbracciato, mi ha detto mi ha fatto male, ho detto sì, l'ho visto, l'ho fischiato, poi quando anche tu, quando fai fallo, il fischio ci sono, io ci sono sempre. Il primo giorno che ha arbitrato è stato un giorno molto emozionante. Perché c'è cioè, il primo giorno che ha arbitrato in Italia. Quindi quel giorno mi sono emozionato, ho fatto un pochino, un paio di errori, tutto quanto. A volte mi chiamano e mi dicono tante cose. Quindi quel momento è stato un momento molto difficile per me. Però sempre mi dà molto coraggio di andare avanti perché c'ho tutto nelle tasche, c'ho tutto il regolamento.